questa manifestazione è in collaborazione con la Proloco, il gruppo Alpini e l'associazione Pietra su Pietra per poter gustare alcune specialità di Frassinetto e anche sentire qualcosa e vedere un po' il paese. Ho portato questa cartina proprio per cominciare a inquadrare un po' la situazione del territorio. Tutto quello che è segnato all'interno di questo contorno è diciamo il territorio del comune di Frassinetto e praticamente vedete che le parti abitate sono in questa zona, quindi il paese di Frassinetto, comunque i nuclei abitati sono in questa zona, mentre tutta la parte alta è montagna, quindi noi rimaniamo in una zona abbastanza ristretta del territorio. Il comune, territorio comunale di circa 25 km quadrati e si estende da quota 850 circa fino a quota, la parte più alta, 2700 e più del Monte Giavino, quindi abbiamo zone di, diciamo le zone abitate vanno dagli 850 fino ai 1200 metri massimo. Poi abbiamo la zona da 1200 fino a 2000-2002 dove ci sono ancora i resti degli alpeggi, perché tanti alpeggi non ci sono più, e poi c'è la zona di alta montagna dove non c'è più altra, diciamo, non c'è popolazione, non c'è utilizzo. E Frassinetto come nome di paese può essere, diciamo, interpretato in due modi. O derivato dalla pianta molto diciamo, frequente a trovarsi qui, del frassino, però anche dal frassinetum, che è in pratica un significato di luogo fortificato derivante dal termine diciamo dei saraceni, in pratica, perché i saraceni dall'850 al 950 si erano stabiliti vicino a Nizza e in una località chiamata proprio Frassinetum, e da quella zona con delle scorrerie comunque interessavano la parte meridionale del Piemonte ma anche i valichi alpini, quindi non è escluso che qualche diciamo gruppo di saraceni siano arrivati anche in queste zone, però non ci sono documenti particolari. Una caratteristica del paese, noi parliamo di Frassinetto, ma in effetti più che un paese è un luogo, perché Frassinetto è formato da tante borgate. Tre sono le principali più vicine, ma in totale sono 19-20 borgate, contando alcune che proprio non sono per niente abitate, addirittura quasi tutte in rovina. E quindi i paesi, o comunque le borgate, sono in questa zona. Noi siamo adesso qui perché siamo sotto la borgata, la prima borgata, che è la borgata Capelli, poi c'è la borgata Borgiallo e la borgata Chiapinetto. Quindi in questa visita noi faremo in pratica un percorso che interesserà queste tre borgate. Poi si andrà oltre, un po' fuori, ma non possiamo andare molto avanti perché praticamente il territorio è molto vasto, quindi faremo un percorso ad anello e ritorneremo giù. La parte caratteristica di Frassinetto è che, dicevo, parlavo delle borgate. Una volta erano borgate piccole, nuclei storici piccoli e staccati fra di loro. Adesso c'è stata un'edificazione, uno sviluppo progressivo, quindi non si vede più un distacco fra le borgate, però rimangono ancora dei nuclei antichi che sono caratteristici da vedere, e quindi noi nell'escursione ci fermeremo in punti particolari di questo. La chiesa che rimane sulla mulattiera che faceva da unione tra il comune di Frassinetto e il comune di Pont. Le mulattiere per venire su erano tre. Due prendevano questa parte perché il paese è diviso da, chiamarlo fiume è diciamo eccessivo, da alcuni torrenti. Dall'altra parte vi era una seconda mulattiera che è quella del Rio Bigio, invece questa è quella che va a Santa Maria in Dobrazio. Oh, bel riguardo, nei documenti più vecchi è segnata così. È stata costruita presumibilmente prima del 1636, che è la data, l'unica data ufficiale che abbiamo sui muri della chiesa, che è in realtà una data di un ampliamento.
La motivazione per cui è stata costruita, sicuramente perché alcuni paesani erano molto devoti alla Madonna del Bel Riguardo, ma molto più probabilmente ci sono degli scritti che attestano che un gruppo di frassinettesi, come di canavesani in generale, si recò a Roma durante la costruzione di San Pietro come artigiani, come muratori, come artisti. E a San Pietro vi era una chiesa dedicata alla Madonna del Bello Sguardo. Ritornati in patria, vollero ampliare e dedicare la chiesa proprio a quella Madonna. La chiesa, come vedete, ha una pianta rettangolare molto lunga, a navata unica. Diciamo che nel 1600 vi era una grande devozione verso questa chiesa, tanto che ogni anno i priori, che rimanevano in carica un anno, avevano il compito di raccogliere le elemosine e mantenere e ampliare la chiesa. Con gli anni, diciamo che è una delle chiese che purtroppo ha subito un po' il passare del tempo, e questa cosa è venuta a mancare. La festa viene fatta la prima di settembre. Da qui venne costruito un mercato coperto. Allora, all'epoca il signor Lunardini divenne il podestà di Frassinetto. La legge qua è un po' tra leggenda e quello che si sa e non si sa, perché diciamo che non abbiamo fonti sicure, certe, ma quello che è stato raccontato e tramandato. Questo signor Lunardini si dice che fosse molto facoltoso, perché la madre aveva venduto i terreni sul quale avevano costruito lo stadio Filadelfia. Lui quei soldi li ha reinvestiti qua, una volta diventato podestà, costruendo questo complesso, che fu il complesso Lunardini, quella era la sua villa. Poi, siccome aveva amici facoltosi che venivano qua in villeggiatura, costruì altre due case. Allora, come fece a costruire? Innanzitutto qua era in vincolo cimiteriale, quindi fece il furbo. Al di fuori delle mura del paese, della zona del centrale del paese, fece costruire quello che doveva essere un altro cimitero, dicendo di voler spostare questo. Così lui iniziò a costruire le case, eludendo il vincolo cimiteriale, poi disse che la terra che c'era là non andava bene, e quindi bloccò i lavori, e adesso abbiamo il complesso Lunardini vicino alla zona cimiteriale. Qua fece appunto il mercato coperto, ma diciamo che i commercianti della zona non lo sfruttarono mai molto, non tanto per le idee politiche di Lunardini quanto per il fatto che era un forestiero. Siccome il mercato coperto non funzionava, ed era il primo posto che aveva i bagni pubblici questo, fece qua il mercato coperto e là sotto una palestra, che per Frassinetto erano cose mai viste né sentite. Siccome il mercato non funzionò parecchio, fece una scuola di filatura. In questo caso fu molto utile per la popolazione locale, perché molte donne poi vennero assunte alla manifattura di Cornier dopo aver imparato appunto a filare qua. Fallito anche questo, fece per ultimo un allevamento di conigli. No, poi venne dismesso il tutto, ma lui, nonostante forestiero, nonostante podestà, finita la guerra, divenne sindaco di Frassinetto, che doveva controllare il territorio di queste vallate. Sotto la piovania di Santa Maria in Dobrazio vi erano tantissime altre chiese: Frassinetto, Ronco, Locana. Io non so se siete di queste parti o no, qualcuno sì, qualcuno no, però la maggior parte delle altre chiese tra il 1200 e il 1300 si distacca completamente da Ponte e diventa diocesi a sé. Frassinetto rimarrà sotto Santa Maria in Dobrazio fino al 1781. Perché capita questo? Allora, innanzitutto, vabbè, la popolazione non voleva sottostare Santa Maria in Dobrazio perché doveva pagare una tassa che veniva chiamata la decima. La decima era la decima parte della produzione locale, che andava per due terzi al vescovo e per un terzo al piovano di Ponte. Naturalmente, dall'altro lato, siccome le altre chiese piano piano si distaccano, la piovania di Ponte non voleva perdere anche il Frassinetto. Inizia tutta una serie di discussioni tra la piovania e quella che voleva essere la diocesi indipendente di Frassinetto. Nel 1600
La popolazione locale invita qua il vescovo per spiegare la motivazione che avrebbe portato al distacco delle due chiese. Il vescovo arriva e subito si accorge che effettivamente la distanza tra Ponte e Frassinetto è tanta, la strada non è bella, e quindi approva il distacco della diocesi, questo nel 1600. Peccato che poi il Pievano impugna questa sentenza di distaccamento e attraverso degli avvocati riesce a evitare tutto ciò. Si arriverà, da lì passeranno vari anni in cui ci saranno anche, diciamo, dei contrasti forti, tanto che i preti che venivano inviati qua per fare la messa, per dire la messa, venivano chiusi fuori dalla popolazione. La popolazione non lasciava più entrare nessuno in chiesa se non per i funerali. Si racconta addirittura che ci sono dei documenti storici che un prete inviato da Ponte doveva venire per dire una messa in una giornata invernale brutta, non lo ospitarono da nessuna parte, quindi aspettò fuori dalla chiesa al freddo, alla neve. Fine, comunque, diciamo che questa rivolta, chiamiamola così, ebbe la meglio, perché nel 1781 venne richiamato il vescovo, si passò attraverso di nuovo avvocati e si riuscì ad avere il distaccamento della chiesa. Cosa accade nel 1800? Due cose. Innanzitutto, dopo una stagione di forti piogge, crollarono le mura laterali del cimitero, quindi già si pensava a uno spostamento. In secondo luogo, a causa delle leggi napoleoniche, a cui si spostava anche il territorio, il cimitero venne spostato poi all'esterno del muro cittadino. E quindi, una volta spostato il cimitero, venne fatto il porticato d'entrata. È completamente affrescata sia all'esterno che all'interno con colori pastello. Come vi ho detto, la struttura è rettangolare a navata unica e quattro altari minori laterali. In origine gli altari minori erano sei. Dove adesso vedete i confessionali, vi erano due altari lignei che tra il 1600 e il 1700, dopo una visita pastorale, vennero tolti. Perché? Perché il vescovo dell'epoca che venne in visita disse che innanzitutto erano molto più poveri degli altri quattro altari, e in secondo luogo erano in una zona troppo buia, quindi davano poco lustro, quindi decise di farli togliere, ecco. Questo è l'unico dei quattro che prima era dedicata alla Madonna del Rosario. Da come vedete, infatti, sono rimaste raffigurate le icone attorno del rosario. È stata poi, per volere di chi aveva donato l'altare, farla diventare un altare in onore della Madonna di Lourdes. La struttura della chiesa, allora, come vedete, le aperture che danno luce, adesso vabbè, naturalmente c'è la luce elettrica, all'epoca invece vi erano aperture sia nel lato sud che nel lato nord. Quelle del lato nord vennero poi chiuse, adesso all'esterno vedremo che esistono ancora le finestre d'apertura e si vede che sono state murate successivamente, vennero poi chiuse per riparare la chiesa e così avere più calore all'interno. In sostituzione disegnarono quelle false finestre ai laterali. Allora, l'ultimo vicario, Monsignor Castello, fece ritinteggiare tutta la chiesa e si scoprì che vi erano degli affreschi più vecchi di quelli che lui fece rimaneggiare. Si scoprì grazie al retro dell'altare, perché come vedete, soprattutto da questo lato, nella parte posteriore a questi angeli molto colorati, sono usciti, nel momento in cui hanno pulito gli affreschi, degli angeli colorati di bianco. Siccome erano molto belli, il vicario dell'epoca, cioè l'ultimo vicario che c'è stato, decise di mantenerli, di non farli cancellare, a testimonianza del fatto che vi era una tintura prima del... Allora, in pratica cosa facevano nel costruire le case?
non andavano a scavare, ma sfruttavano il dislivello del terreno. Infatti le case a un lato solitamente avevano un piano in meno. Il piano più basso veniva poi coperto, i buchi venivano coperti da questa malta argillosa ed era la parte dove c'era il riparo degli animali, perché doveva mantenere il calore. Nei piani alti invece, che erano utilizzati come magazzino, questa malta non c'è, in quanto doveva passare l'aria per il mantenimento di ciò che veniva, del cibo e come del foraggio per i primi tempi. Però è la tipica formazione a casa forte. Cos'erano le case forti? Al contrario di quello che si può pensare, le case forti non erano zone fortificate o dove vi erano dei presidi militari. Erano zone isolate, o meglio, costruzioni isolate, in cui avevano campi intorno e nel quale la popolazione, soprattutto parliamo intorno agli anni 1000, andava a mettere il foraggio, le scorte alimentari. Perché? Perché era la loro ricchezza, non dobbiamo pensare gente che avesse oro o grandi ricchezze, ma era il cibo quello che la ricchezza per la popolazione locale. Esatto, la ricchezza principale. Come erano fatte le case forti? Si riconoscono perché hanno grandi pietre angolari, come questa, alla base. Erano costruzioni isolate. Allora, questa è una porta normale, questa invece l'hanno notata di più. Avevano queste grandi piattabande, io adesso non sono bravissima in architettura, ve lo spiegheranno meglio dopo, questi grandi lastroni di pietra che andavano a chiudere il portale. Di solito avevano delle aperture molto più piccole di queste e mai a livello del terreno. Perché? Perché vi era accesso solo dall'interno. Loro abbassavano una scala col quale facevano salire e poi la toglievano, in modo tale che né briganti né animali, nessuno potesse entrare a livello strada. E così erano formate. Ah, di solito avevano finestre molto piccole, simili alle feritoie dei castelli, dal cui entrava l'aria in modo tale che non ci fosse umidità all'interno. Come vedete, queste strutture a lisca di pesce sono tra le più antiche, tipiche medievali. Poi vennero rimaneggiate intorno, quindi perché le pietre venivano riutilizzate. Molto spesso vicino alle case forti sono poi nati i vari cortili interni. Cosa facevano? Per risparmiare sulla pietra, sui materiali di costruzione, usavano un muro laterale della casa forte e vi costruivano attorno. Così nascono poi i cortili interni. Questa è dedicata a Lorenzo Galtrucco. Lorenzo Galtrucco è nato nel 1850 a Frassinetto ed è rimasto orfano in tenera età. È stato affidato a un uomo, non si sa con che parentela avesse con questo ragazzo, che si chiamava Altola, e lo avviò alla professione di mercante di stoffe ambulante. Lui iniziò a girare così i vari paesi come mercante di stoffe, finché arrivò a Robbio, Lomellina. Qui venne preso in casa da dei mercanti di stoffe che lo avviarono così alla professione che sarebbe poi diventata la sua professione. Dopo il militare aprì il suo primo negozio e poi ben presto si espanse, diventando la catena Galtrucco, quella che tutti conoscono. E niente, e questa è la piazza a lui dedicata. La casa natale dell'artista Carlo Bonatto Minella. Carlo Bonatto Minella nacque qua nel 1855, questa era la casa paterna. Studiò nella scuola del paese, quindi quella che aveva sede nel comune, come accade tuttora, fino all'età di 14 anni, quando, dopo la licenza di quarta elementare, andò a studiare nell'Accademia Albertina. Allora, perché finì le elementari così tardi? La leggenda dice che non tanto perché non fosse un bravo studente, quanto perché aveva già un fisico molto, molto esile.
diciamo che le famiglie più facoltose cercavano di far rimandare la licenza elementare ai propri figli, perché una volta finite le elementari andavano a lavorare. Quindi, essendo lui con un fisico molto debole e la sua famiglia comunque una famiglia sì di contadini, ma di contadini abbastanza benestanti, fecero perdurare più a lungo le elementari, ecco. Gli insegnanti dell'epoca, che erano i parroci che mantenevano la scuola, si accorsero immediatamente che aveva una buona vena artistica e gli consigliarono così di iscriverlo all'accademia. Naturalmente loro non avevano la possibilità economica di farlo. Si dice che i primi anni, il primo anno, lui seguiva le lezioni di nascosto. Poi venne scoperto, ma siccome era talmente bravo che invece di cacciarlo decisero di dargli una soffitta sopra l'accademia per permettergli di studiare. Morì all'età di 23 anni. Adesso andiamo nella via dedicata a lui, che è via Bonatto Mileno. Allora, questa viene la nostra chiesa ed è la prima opera degna di nota. A 14 anni gli venne commissionato questa, la Madonna sulla seggiola, in versione speculare. Era un compito. Lui lo portò a termine e, secondo alcuni critici, addirittura gli diede uno sguardo più dolce di quello originale. A 14 anni questa fu la sua prima opera. Sempre all'interno della chiesa troverete, come avete già visto, la deposizione, che questa venne commissionata dalla chiesa frassinettese, venne fatta interamente all'interno dei locali del comune. Vi era un piccolo laboratorio, adesso abbiamo il dispensario medico, dove vi era il laboratorio dove ha lavorato su quest'opera. Quello è il Cristo risorto. La particolarità, se vedete, i due volti sono molto simili. Anche qua la leggenda si mescola alla realtà. Si dice che il volto della Madonna e il volto del Cristo siano quelli del padre e della madre, dell'artista, che abbia voluto, per ringraziamento dei grandi sforzi che fecero per permettergli appunto di studiare, dedicargli i volti dei due. È diciamo una deposizione un po' particolare, perché di solito è sempre la Madonna che abbraccia il Cristo. Lui la volle fare in modo un po' diverso, con questo sfondo molto tetro, con le croci degli altri ladroni in sfondo, le donne piangenti, il sepolcro. Al di sotto, lo vedrete bene se volete poi vedere l'opera originale, ci sono tutte alcune parti della narrazione, come i chiodi, il martello, le tenaglie. La corona di spine. La corona di spine, esatto. Poi sempre all'interno, questa ve la prendo così che è piccolina, all'interno della chiesa vedrete il San Rocco, un'altra opera commissionata dalla chiesa frassinettese, ma in questo caso dalla chiesa del Berchiotto, che è dedicata a San Rocco. Allora, gli venne chiesto di fare San Rocco e la Madonna. Anche qua, altra leggenda, si dice che Carlo Bonatto Minella fosse un po' da Montanaro Vero, un po' testone, no? E non voleva raffigurarle come i tipici quadri dell'epoca, con due figure che come narrazione non avevano nulla in comune, quindi decise di fare la Madonna in sfondo come un quadro e il San Rocco vestito come un pellegrino. La storia di San Rocco, che era un pellegrino molto povero, in realtà lo fece come un ricco pellegrino. Unica cosa a ricordare la povertà di San Rocco è il cane che gli porge il pane. Questa ve la lascio qui. Poi, ultime due opere che vado a menzionarvi sono La religione dei trapassati e La pensierosa. La religione dei trapassati venne fatta nell'ultimo periodo della sua vita per un concorso. Si dice addirittura che fosse un po' un presagio della prematura morte. E questa appunto è quest'opera, diciamo che per un buon periodo lui segue questa corrente un po' orientaleggiante. Invece questa fu un'opera che all'epoca non venne capita, che è La pensierosa. Non piacque molto soprattutto ai suoi maestri, fu diciamo l'opera
la sua prima opera all'esterno dell'Accademia, perché tutto quello che noi abbiamo erano di fatto compiti, che, a parte quelli commissionati, certo, esternamente. Questo invece fu il suo, di suo gusto, decise lui di farla così. Non piacque molto, in realtà diciamo che fu un predecessore di quella che fu poi l'arte piemontese di 20 anni più tardi. Era avanti. Avanti dei tempi, quello è bellissimo. Borgo della Valle, accorciato poi è diventato Borgiallo. Caratteristica degli edifici, qui queste borgate, in questa via, vedete, via Borgiallo, Borgiallo è questa borgata qua. Adesso vedrete, andando su, alcune costruzioni che sono ancora antiche, non più complete, però danno l'idea di com'era una volta la via. Intanto qui siamo in un angolo all'inizio di via della borgata, e questa era già una parte della borgata che era isolata, perché non c'era continuità come adesso. Questa zona era chiamata la zona Rua, adesso il significato preciso non si sa neanche, però mi dicevano gli anziani, più anziani di me ancora, che lì su quel dove vedete quel po' di intonaco chiaro, lì c'era proprio l'iscrizione di Canton Rua, che era questa zona. Una particolarità che vedremo più avanti, intanto vedete i portoni, o comunque gli ingressi coperti, e quindi i portali, e vuol dire che dove ci sono queste opere è una parte antica, e questo quindi è una piccola parte della borgata antica. Guardate questo edificio qua, adesso in questi ultimi anni stanno rimettendo così a nudo la struttura muraria, e quindi è un bene, perché gli antichi fabbricati erano costruiti molto bene. Guardate questa parte di edificio. Qui c'è una parte dalla finestra in su, nella parte centrale è già stata rifatta, perché se guardate la parte laterale, questa, ancora proprio la struttura muraria antica di tipo medievale, ma molto curata. In particolare guardate questa finestrella con questa architrave già sagomata, proprio adatta. E poi questo utilizzo della pietra disposta in quel modo proprio per formare degli strati, dove venivano utilizzate anche delle pietre regolari che potevano essere ben collocate e diciamo facevano anche, oltre a una funzione così di costruzione. Anarcolico. Perché vedrete i cortili chiusi e i cortili coperti, perché al contrario di là avete visto i cortili che erano sì chiusi ma aperti, avevano i cortili. Qua, per ripararsi dalla neve, i cortili che sono rimasti dopo i vari rimaneggiamenti sono rimasti ancora chiusi, avevano questi passaggi coperti dove nell'inverno vivevano nei passaggi di fatto. Adesso piano piano andando su ve li farò vedere. La particolarità di queste borgate, che vi fanno capire quanto fossero importanti e quanto fossero abitate, è dalla grande quantità di fontane che vedrete lungo la via, come avete visto in via Borgiallo, e dovete pensare che ognuno di questi nuclei chiusi aveva all'interno un suo forno, quindi erano dei nuclei autonomi. Pensateli un po' sviluppati come si sono sviluppati i castelli, naturalmente molto in piccolo, che avevano il loro cortile interno in cui vivevano, e in inverno la vita era all'interno delle mura di questi cortili a sé stanti. Qua, quando arriveremo davanti, vi faremo vedere quella che è la casa dell'abate. Se vogliamo dividere i tre nuclei, possiamo dire che mentre via Capelli, che è la prima che avete visto, era quella più dedita all'agricoltura, dalla presenza delle case forti e dai campi intorno, quella via Borgiallo era la via, diciamo, quella dove aveva le fortificazioni militari, avete visto la torretta. Questa probabilmente era la via dove si pensa ci fossero, fosse dedicata, c'è un complesso che si pensa fosse un convento, qualcosa di religioso. Comunque
almeno alcuni abitanti qua raccontano che una volta le mura coprivano tutto intorno, quindi doveva essere una zona abbastanza fortificata e molto chiusa. Questo è un altro tipo di arco chiuso. Particolarità di questo rispetto agli altri che non vedrete, cioè che non vedrete, è la scala a chiocciola elicoidale. È tipica ticinese, non della zona. Molto probabilmente o dei muratori ticinesi vennero qua a lavorare, o più probabile dei muratori frassinettesi andarono, emigrarono là e tornando decisero di usare alcuni elementi architettonici. Spesso usano degli elementi arrotondati nei cortili interni, poi le pile arrotondate, perché? Perché vivendo all'interno, adesso qua è aperto perché hanno rifatto, però stando all'interno con gli animali gli spigoli risultavano pericolosi e quindi spesso decisero di arrotondare molti elementi architettonici. Come vedete sembra che abbiano intonacato con del rosa le pietre, non è così, è la malta dell'epoca che col passare del tempo e a contatto con l'aria ha dato questa colorazione. Vedete questo complesso? Noi per anni l'abbiamo chiamato la casa abate, la casa dell'abate. Negli ultimi anni alcune persone locali che hanno ristrutturato delle case da questo lato della borgata hanno trovato all'interno degli affreschi religiosi nelle case che ristrutturavano. Quindi non si sa se questo complesso in realtà fosse molto grande e quindi comprendesse un numero più grande di abitazioni, o se in realtà si è sempre pensato, diciamo, la cosa sbagliata, ossia che questa fosse la casa dell'abate. Si pensava questo perché? Perché, come vedete, ha uno dei portali più grandi che ci sono in tutto il paese. Si può ancora vedere al suo interno, adesso vedo con i buchi dei cardini dove appoggiava una volta la porta, il portale. Naturalmente, come tutti gli edifici che abbiamo visto oggi, è stato modificato. Da cosa lo notate? Una volta l'entrata era così. Adesso hanno fatto un muro all'interno, vuol dire che hanno riutilizzato praticamente alcune parti interne per fare una compressione. Sfruttando poi come entrata quella dove avete mangiato. Questo è stato, diciamo, per l'associazione Pietra su Pietra, è stato il primo edificio a compromesso storico che sono riusciti a fare, ossia collaborando con i privati è stato il primo edificio in Frassinetto che hanno ristrutturato mantenendo la struttura originaria. E dopo, diciamo, questo bel esempio, piano piano, come vedete, intorno anche altre case hanno deciso di seguire questa linea di stile. Frassinetto in fiore, 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 fiore. È un campanile scuro, ritocca una campana. Ritocca una campana. Da tutto il canavese si sente quando chiama. Si sente quando chiama. E risenti quell'eco, la gente si avvicina. Coi cuori pieni di gioia si torna alla montagna. Ritorna ancora, ritorna ancora, ritorna ancora, Frassinetto in fiore, come ogni cuore torna l'amore. Rivedi ancora quei dolci casolari che ti faranno sempre sognare. Sognare. O balconcino mio, bel verde canavese, bel verde canavese. Fai sempre cortese, e con narcisi in fiore è tutta un'armonia. Per tutti quei che partono tu sei la nostalgia. Torna ancora, ritorna ancora, ritorna ancora, Frassinetto in fiore, come ogni cuore torna l'amore. Rivedi ancora quei dolci casolari che ti faranno sempre sognare. C'è una fontanella, c'è una fontanella, e che scende la valle, la rende ancora più bella, la rende ancora più bella, e il mondo dentro il fiore, sorridendo tra le rocce, lassù dietro al bel pioppo, ti invita a far l'amore, ritorna ancora a far l'amore, ritorna ancora a farsi dentro il fiore, dove ogni cuore torna l'amore, rivedi ancora. Dolci casolari che ti faranno sempre sognare, andando alla Quinzena, al lago della Miunda, al lago della Miunda, la zona
puoi toccare, il vento sole caldo, il viso ti abbronza. Oh, quanta nostalgia, indietro ritorna, ritorna ancora, a Frassinetto il fior. Bravi! Bravi! Ne ha una sola, un po' più lunga, un po' più mora, solo l'albina la può portare. Un po' più lunga, un po' più mora, solo l'albina la può portare. Quando scende. E da quel giorno, la prima domenica di maggio, qua si festeggia appunto la festa per la Madonna della Pace. Diciamo che è una delle cappelle più attive, gli abitanti del luogo ci tengono molto a questa cappella, tanto che il campanile è una delle poche senza campanile ed è stato costruito nel 1993, quindi è nuovo. Cominciamo a vedere un esempio di casa caratteristica a forma di conchiglia o valve chiuse, cioè praticamente questo edificio, adesso all'interno è già stato ristrutturato, però questo edificio aveva questo accesso controllato da un portone robusto, qui ci sono ancora gli incavi e i cardini
del portone, e quindi questo doveva essere il livello della strada, perché qui c'è un incavo e quindi queste due pietre erano al livello del portone. E praticamente chiuso quello, all'interno era tutto controllato, e quindi questi edifici in genere al piano terreno avevano o stalle o diciamo cantine, qualcosa del genere, poi avevano le volte a botte generalmente, comunque con in pietra, diciamo pietra è un po' di legante, ma soprattutto pietra. Ai piani superiori c'erano i locali abitazione, magazzini, per avere, diciamo, non avere molta umidità, e solai per invece delle volte per non avere spinte sui muri, e poi naturalmente le coperture a lose. Vedete gli archi, questo è un arco, vedete qui ci sono ancora delle pietre già ben lavorate, ma diverse una dall'altra anche come colore, come caratteristica. Vedremo più avanti anche delle costruzioni un po' diverse. Le coperture sono un po' la tipologia alla ticinese, cioè praticamente un'apertura in genere piccola, quella per un'abitazione, questa per un magazzino, una stalla o qualcosa del genere. Questa quindi è più che altro una feritoia, però entrambe sono ben delimitate da delle pietre ben lavorate in modo da garantire sicurezza, perché era un qualcosa di sicuro, e anche precisione, perché in effetti è essenziale, è un qualcosa di semplice e essenziale. Questa è una parte di una casa forte.